Ed eccoci qui, appena finite le partite delle 18 e anche quelle delle 20:45. Belle partite, belle, a mio modo le vedi. Empoli-Verona che finisce 0-1 con gol di Bonazzoli. Insomma, non è stata una grandissima partita. Infatti qui avevo messo under 3,5, potevo mettere anche under 2,5, ma per essere un po' più sicuri. Ha segnato Bonazzoli, come avevo detto, come avevo predetto anche su TikTok. Ho fatto un video del come cazzo si dice, insomma, della classifica. L'Empoli davvero vedo molto molto male, a mio modo le vedi. Poi passiamo a Frosinone Napoli 1-3. Napoli mi ha sorpreso il gol del Frosinone, che anche perché lì c'era una bella quota in atto. Con il 2 del bet 365 regalato, diciamo, perché alla fin fine il Frosinone non ha giocato, anzi pensavo peggio il Frosinone secondo me, però non ha fatto male. Un po' inceppaticcio il Napoli, però alla fine ha fatto 3 gol, quindi alla fine quello che doveva fare ha fatto. Genoa Fiorentina al Festival dei Gol 1-4, mamma mia, bel gol quello dei Biraghi, oltretutto. E quindi qui avevo messo, se non sbaglio, gol, ma poi tanto rivedremo tutto quanto insieme. Bella partita anche questa, bella partita anche l'Inter, che ha giocato davvero ottimamente. Secondo me può le fa ancora meglio davanti col potenziale che ha, però ha fatto davvero un'ottima partita. Il Monza mai in partita, a mio modo di vedere. Vedo un Monza, secondo me, che farà molto peggio dell'anno scorso. L'anno scorso ha fatto un bel campionato, quest'anno vedo un Monza che adesso non dico che retrocederà, ma però non lo vedo così foriero come era l'anno scorso. E quindi, tranne qualche parata del Sommer, qualcosina, ma davvero poca roba al Monza. Poi, vabbè, ha detto il commentatore a fine primo tempo, Palladino chiede velocità a Gagliardini. Come a chiedere velocità una tartaruga, adesso parliamoci chiaramente. Porca puttana, mamma mia, e quindi niente. Belle partite, quindi alla fine è uscito un no gol, un gol, gol e no gol. Con l'under, over, over, under. E quindi belle partite, diciamo che come inizio campionato. È andata alla grande, tra l'altro ho vinto anche in poker, ho messo 4 partite, tutte abbastanza facili da prendere, anche se il Dortmund ha fatto tribolare non poco, visto che ha segnato verso l'88esimo, e diciamo Real Madrid addirittura perdea dopo la ribaltata 3-1, lo stesso Liverpool perdea 1-0 la ribaltata contro il Bournemouth 3-1 anche lui, e poi c'aveva la vittoria dell'Inter, l'unica che non ha sofferto niente secondo me. E quindi questa è la giocata che ho fatto oggi. Poi vabbè, ho provato a fare le singole giocate che si fanno a prendere tutte quante la Serie A, la Liga Spagnola proprio non ci si capisce niente, l'ho tritata proprio tutta, per carità, non ci si capezza niente con la Liga Spagnola, ma mi sa che smetto, perché tanto non si vincerà mai così. A giocarle tutte quante, tutti i top campionati è impossibile. Quindi, per carità, al massimo posso giocare solo a Serie A. E quindi va bene così, alla fine. Non è che se poi vince, sono tipster. Per quanto possa guardare calcio, oggi ho viste 4 partite, in più ho visto il Liverpool, mamma mia, in più sul computer c'avevo il Dortmund. Avrò visto una decina di partite in due, mamma mia. Però il mestiere del tips, il mestiere del betting, eccetera, è tutta un'altra storia, un'altra questione. Però vabbè, anche oggi ho vinto una multipla e una singola, quindi meglio così, se può le fa. E adesso domani ci saranno le altre partite. Oggi c'era anche la Serie B, tra l'altro vedo tu qui su diretta la Serie B, ovviamente è impossibile seguire tutto. Vedo Cosenza Ascoli 3-0 con 3 espulsioni dell'Ascoli, incredibile. Qua è la PlayStation, manco su FIFA 2000, porca puttana, queste espulsioni. Erano rimasti praticamente in 8, 9, 10, 11, in 8.
poi Cremonese Catanzaro 0-0 e Ternana Sampdoria 1-2. Quindi Pirlo parte alla grande, la Cremonese parte con pareggio, Cosenza mi ha stupito, perché pensavo che l'Ascoli fosse un po' più forte, invece si vede che non è più il Cosenza dell'anno scorso, ha capito che bisogna fare molto di più e quindi si è da sotto fin da subito. E queste sono le partite di oggi. A modo domani sarà un'altra giornata abbastanza piena, bisognerà scegliere cosa vedere, oltre ovviamente che la Roma, quella è poco ma sicuro. Speriamo che se vince, anche se è molto molto difficile, secondo me può scappare un under 2,5 lì, meno le due gol, anche perché la Roma che fa tutto sto gioco, la Salernitana forse non ci adiamano, non lo sono sicuro, e quindi prevedo una partita massimo 1-0, poi vedremo. E quindi niente, appuntamento a domani per il video post partita. Speriamo bene, sempre sempre sempre, forza Roma.